Buonasera a tutti da Fabrizio Branco e l'occhio che ci darà la possibilità di vedere questa partita Massimo Montiroli, in questo caso da Federazione Calcio Video, campo Fonte Park. Andremo a vedere Real Miami vs Alba Roma, seconda giornata di UEFA Super League. Vediamo che adesso si apprestano a fare il lancio della monetina per scegliere campo palla e praticamente è quasi tutto pronto. Vediamo ora lo schieramento che andrà da sinistra verso destra da parte del Real Miami in tenuta bianco-azzurra argentina, mentre da destra verso sinistra andiamo a vedere l'Alba Roma in tenuta classica fluo. Non abbiamo ricevuto le liste complete. Ricordiamo inoltre la diretta Facebook del campionato d'Elite che vede affrontarsi Sobat e Janus in contemporanea a questa partita. Andiamo a prendere. Grazie, grazie. Fischio d'inizio, eccoci qua, tutto pronto e si parte. Subito il possesso del Real Miami. Un attimo che aggiorniamo le liste. In questo caso Alba Roma che si porta in avanti, cerca di strutturare un'ottimazione. Il numero 3 va a recuperare subito la palla. Ora buon giro del Real, però va a perdere questa palla ben pressato. Real Miami ora in avanti con una grande azione, in questo caso 20, che prende palla sulla fascia sinistra, la mette in mezzo, attenzione al portiere, ottima l'uscita. Possesso palla Alba Roma, in questo caso fa girare la palla verso il numero 8, ben pressato. Si va a rifugiare in fallo laterale. Andrà a battere il numero 3 dell'Alba Roma. Attenzione, il portiere svirgola questa palla, situazione pericolosissima, ma riesce in qualche modo ad allontanare leggermente il Real Miami. Un po' fasi confuse queste, devono mettere a terra e farla girare il più possibile. Vediamo ora che si apprestano a battere questo calcio di punizione. In questo caso vediamo la difesa a 4 dell'Alba Roma. Non controlla.
Palla ora centrale per il numero 6 che va per Mininni, il capitano, il numero 5 che pensa al lancio lungo, la va ad allargare subito verso il numero 3. In questo caso Palombi ha provato a servire il suo compagno Bellucci, ma viene commesso un fallo ai danni proprio di quest'ultimo. Andrà il numero 8 a battere Esposito, che lascia subito. L'arbitro fischia e interrompe e batterà il numero 18 De Santis, che si rifugia in difesa. Ancora Mininni e si arriva addirittura verso il portiere Casanica. Attenzione, situazione rischiosa. Subito il Real in possesso palla, che prova a vedere il suo compagno, ma non è preciso il passaggio, troppo potente. La palla si spegne sul fondo. Ora Casanica pronto al rinvio, probabilmente lungo, chiede alla squadra di salire. Eccolo qui, buono il rinvio lungo, prova il controllo, attenzione il gioco di prima, ma ben posizionata la difesa del Real, che riprende dal proprio portiere sulla fascia sinistra, ovviamente dal nostro punto di vista. Ecco il lancio a profondità per Venti, prova lo stop, ci riesce, attenzione Mininni, prova a tenerlo, recupera palla, grande la difesa del capitano, che sul ritorno non riesce a mantenere il possesso, ed è ancora Real sempre sul lato sinistro dal nostro punto di vista. Venti, attenzione allo scambio per vie centrali, ma buono il pressing dell'Alba Roma, in questo caso il numero 8. Attenzione, liscia clamorosamente e fa ripartire il capitano. Ecco qui, i due giocano molto a memoria, contrasto duro, pronto a recuperare il capitano, trova il suo compagno, ecco lo scarico, ora la gira sulla fascia destra, grande il triangolo, peccato, peccato che non si trovano. In questo caso il numero 2 ha provato un triangolo Rinardo, ma non si è trovato con il suo compagno, e ora l'Alba Roma a rimpostare sempre con il suo capitano. Allarga sulla fascia destra, devono giocarla un po' più rapidamente. Vediamo la difesa molto alta, in questo caso a 3 del Real Miami. Venti prova a superare, ma non riesce. Buono un intervento, bisogna stare attenti a quel giocatore che può creare problemi. Attenzione, sbaglia tutto Rinardo. Ora sarà il numero 3 Palombi a rimettere subito verso il suo compagno De Santis. Buono il pressing dell'attaccante del Miami Cicala. Buono in qualche modo il controllo, ora prova a girarsi con una gran giocata, viene recuperata palla e questa volta si sceglie la fascia destra. Buono lo scarico, ma non passa, chiuso tra le gambe giallo fluo. Buona la chiamata dell'arbitro, effettivamente ci sono state un paio di spinte che hanno costretto al fallo. Ripartirà il numero 18 con questo calcio di punizione De Santis. Sembra al momento che le punizioni da questa distanza le prenda tutte lui. Tutti in mezzo, anche il capitano. Rimangono solo due in difesa. E ora vediamo se andrà sul secondo palo. Così è, lo va a cercare. Attenzione, la palla in mezzo. Il colpo di testa. Mininni ci prova a prolungare, il portiere rimane un po' lì, interdetto, interviene, non interviene, e alla fine la lascia sciogliere al fondo. Infatti viene fatta ripetere una rimessa che, insomma, rimessa dal fondo battuta con le mani.
non è regolare, è giusta la chiamata dell'arbitro. Prova ancora l'Alba Roma a portare avanti i suoi giocatori. Attenzione a questi interventi, la palla che rimane leggermente fuori, ora si allontana il numero 4, regala la palla al Real Miami. Che bellissima questa giocata regolare per Venti, che prova a portarsi avanti questo pallone, forse un po' troppo, deve aspettare i suoi compagni, ce la fa a mantenerlo in campo e rimedia un calcio d'angolo preziosissimo. Peccato per un controllo un po' difficoltoso. E sarà proprio Venti a battere il calcio d'angolo. Eccolo qui, il cross in mezzo, attenzione, il portiere non esce, Minini in qualche modo, e sarà fallo laterale. Bisogna stare attenti, soprattutto in difesa, che Real ha dei giocatori molto abili. Attenzione a questo cross in mezzo, la palla rimane lì fuori. Casanica pronto a rimettere il pallone in gioco. Si chiariscono Casanica e Mininni per qualche incomprensione. Pronto a rinvio lungo. Non riesce a controllare questa palla alzata a campanile. Minini ancora. Gioca il numero 6. Ancora Minini. La gioca per vie centrali verso il numero 7, che provato a prolungare non trova. Attenzione, in posizione regolare. Numero 8 prova a intercettare questa palla. Prova lo scarico. Queste giocate devono essere fatte con palla a terra, altrimenti non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Il numero 18 verso Lazzaro. Ecco, ha provato il cross in mezzo, non ha trovato. Recuperano ora la palla e sarà Palombi a battere questo fallo laterale verso De Santis. Ecco il lancio lungo, tutto regolare, attenzione in mezzo. Ora il capitano in possesso palla va a prolungare ancora una volta sul lato sinistro verso Venti, che cerca lo scambio in mezzo. Attenzione, la gamba a martello, pericolosissima ragazzi, attenzione a queste giocate. Numero 8 batte veloce Esposito, ha battuto velocissimo ma non riesce il suo compagno a mantenerla. Attenzione, Palombi liscia clamorosamente, probabilmente disturbato un po' da questo leggero venticello che c'è questa sera. Il cielo è sereno, una luna piena. E ora si inizia a far vedere il Real sul lato destro, con il numero 2 che va a battere questa rimessa laterale, Rinaldo. Buono un anticipo, però la palla finisce sempre lì. Ora prova il tiro della domenica. Si interrompe un attimo il gioco per la sostituzione del pallone, che era uscito, evidentemente questo non è abbastanza gonfio. Ecco Casanica, ora entra in possesso del pallone ed è pronto a battere. Opterà ancora una volta per il rinvio lungo. In queste fasi abbiamo quasi sempre visto la costruzione ripartire dal basso.
non è il tema prediletto da parte dell'Alba Roma, che ora prova, attenzione, da fuori aria, si era preparato per il tiro, il numero 8, ma ben intercettato, Mininni con la spalla. Mininni, quando mette il fisico, è un ostacolo abbastanza difficile da superare. Ora il 4, la mette in mezzo, vediamo se il 10 ancora una volta si prepara al tiro, ma viene ben anticipato da Rinardo, se non sbaglio, che rimane a terra, ma il Real non vuole aspettare, lancia subito Venti, vediamo se questa palla va, invece no. Buono l'intervento in questo caso di Giovine. Siamo al 14° minuto, per ora nessuna grande occasione da parte di entrambe le parti, partita equilibrata. Ora limite dell'area, ancora il numero 9 viene anticipato e ancora una volta viene chiamato il fallo contro. Ora il capitano del Real Miami, Bianchi. Vediamo se andrà a cercare ancora una volta il suo compagno Venti, sempre molto spostato sulla fascia sinistra e pronto a partire. La difesa 4 dell'Alba Roma, molto alta, però in questo caso mantiene il numero 6 in gioco. Buona la giocata verso il numero 10 ora. Controllo non ottimale. Ora ancora Real in possesso sul lato destro. Questa volta lo vede, attenzione. Attenzione, vediamo se il capitano riesce ad anticipare. Venti sempre in agguato, sempre lì a mettere pensiero. Ricordiamo che l'UEFA Super League rappresenta un formato innovativo che mette insieme le squadre della Serie A Elite e quelle della Serie B Challenge in un'unica affascinante competizione. Ancora verso il numero 9, attenzione l'Alba Roma che può essere pericolosa. Viene chiamato forse il tocco con una mano. Ecco il lancio lungo. Ancora a cercare i propri compagni, la velocità di Venti viene fermata da Giovine. Sale ora il Real, rimane solo con 3 in difesa, prova a scolpirsi un po', a portare i suoi uomini in attacco. Buono il triangolo, attenzione dentro l'area di rigore, il tiro, la gran parata. Dicevamo, la gran parata di De Maria che la mette in calcio d'angolo, grande smanacciata, rimane in piedi fino all'ultimo. Ora pronti per questo calcio d'angolo, attenzione il cross in mezzo, poche maglie effettivamente del Real. Attenzione il numero 10, tenta di liberare, viene chiuso. Ora sarà il numero 8 Esposito che lascia a Palombi. Gioca vicino, brutta palla, attenzione Palombi va a liberare così. Buono l'anticipo. Ancora Venti, ora Bianchi, Venti. Libero sulla fascia destra, vediamo se lo vedono. Ritornano indietro da il numero 2. Lo prende in pieno, si è anche abbassato. Si è trovato nella traiettoria purtroppo. Ora Palombi che va a cercare il numero 10, Lazzaro. Non sta giocando benissimo Lazzaro, si trova sempre un po' fuori tempo.
abbiamo il 18° del primo tempo. Palla De Maria. Ah, sbaglia il controllo Bianchi. Ora l'Alba Roma. Palombi. Ancora un controllo sbagliato da parte del numero 10. Pronto a ripartire il Real. Bianchi che prova a lanciare 20, ma viene interrotto da l'onnipresente Mininni. E ora sarà Giovine a controllare, a rimettere questo fallo laterale, ma viene interrotto il gioco per una sostituzione. Momento di interruzione. Ora Mininni in possesso palla, può salire un pochetto con questa palla, giocarla vicino, in realtà va per un lancio lungo. Non viene chiamato il fuorigioco. Io c'ho. Ok. Viene interrotto il gioco perché insomma c'è stata un po' di confusione in questa azione. Ora si riprenderà con il Real Miami, molto pericoloso in quel lato. Viene fischiato il controfallo. Mininni ancora, lancio lungo. Riesce ad anticipare la difesa del Real Miami. Sarà Palumbo che non riesce a liberare in qualche modo. Il numero 5. Vitullo sarà a battere questo fallo laterale che prova la profondità. Mininni controlla. Un po' rischioso questo controllo in area di rigore. La butta direttamente in fallo laterale. Ancora il numero 5. Ancora Vitullo che sta cercando di trovare il movimento dei compagni. Prova 20. Attenzione, colpo di testa in mezzo. Mininni laterale, proverà il tiro. Vediamo un po', tenta il dribbling. E controlla benissimo. E ora sarà di nuovo rimessa dal fondo da parte di Casanica. Vediamo se andrà ancora con rinvio lungo oppure no. Devono tornare i difensori del Real, che erano saliti tutti. Ecco, ora rinvio ancora una volta lungo. Tentato il controllo il numero 11, ma Bellucci era un controllo molto difficile. 20 spalle alla porta, prova a girarsi, non riesce a sfruttare questo possesso. Bianchi che parla con l'arbitro, vediamo un po'. Ora il numero 4, Giovine, che scarica su Mininni, che proverà il lancio lungo. Eccolo qui, cambia tutto verso Lazzaro e ancora una volta un controllo non riuscito. Tenta, attenzione, di andare in velocità, vediamo se il numero 6 copre. Era quasi riuscita l'impresa, peccato. Ricordiamo inoltre che la formula di questo campionato ricalca quella del girone all'italiana su incontri di andata e ritorno tra pari grado, con l'aggiunta di sfide incrociate in gara unica tra le protagoniste dei due diversi campionati, da disputarsi sempre sul campo della squadra di categoria inferiore. Ora l'Alba Roma che può aprire, troppo lunga questa palla. Deve trovare un po' il coraggio e la cattiveria che abbiamo già visto da parte dell'Alba Roma essere abbastanza efficace.
ma il Real Miami sta giocando molto bene, chiudendo gli spazi. Ora Lazzaro in possesso palla, il numero 10, ancora una volta un possesso. Fasi non troppo chiare, questa palla che non si abbassa, eccola. Bella questa palla, attenzione, ah, mannaggia il controllo, il numero 7. Scarica verso il 18, ben pressato, buono questo pallonetto e viene fischiato un fallo. Vediamo se sarà ancora De Santis a battere questo calcio, ma sul lato destro. È stato un cartellino giallo, purtroppo non ho visto a chi, e ora tutti in area di rigore, anzi il limite dell'area di rigore, batterà un destro, quindi sarà una palla sul secondo palo probabilmente. Eccola qui, la rimane in mezzo, attenzione numero 6, libera giusto in tempo il Real, ma in qualche modo la palla rimane all'Alba Roma e questa volta fischia il fallo. Pronto a partire subito il Real, vediamo se andrà a cercare i suoi velocisti. Troppo larga, peccato. Ci arriva una comunicazione in contemporanea. Il tempo, siamo al 25esimo minuto e si inizia ad alzare un leggerissimo vento, cambia tutto il gioco, attenzione questa palla pericolosa, mette a terra questa palla, torna indietro. Ora la palla in mezzo verso Lazzaro, vediamo se questa volta la controlla, il tiro direttamente con il sinistro, va fuori. E non di molto. Non di molto poco. Ora sarà De Maria. Vediamo un diverso schema di gioco da parte delle due squadre, preferiscono più il lancio in profondità dal fondo per quanto riguarda l'Alba Roma, mentre il Real Miami cerca la giocata un po' più vicina e far giocare i propri compagni. Ora il numero 9 dell'Alba Roma, pronto a scattare in posizione regolare, l'arbitro non fischia il gioco, il fuorigioco, viene fermato il gioco, però fasi sempre un po' confuse, perché avendo l'assistenza del VAR l'azione deve finire in modo tale da poterlo richiamare qualora ci fosse effettivamente una reale azione di fuorigioco o un fallo o un'irregolarità. Grande colpo di tacco, attenzione a queste gambe altissime, bisogna stare attenti, punizione molto complicata da lì. L'altezza quasi dei 28 metri. De Maria chiama subito la barriera perché non vuole farli battere veloci, non vuole farsi trovare impreparato. Vediamo. Sarà Lazzaro probabilmente a battere questo calcio di munizione. Vediamo se ha avuto il tempo e il modo di magari rientrare in partita è sicuro una posizione ghiottissima. Ecco il tiro, la palla che va a palo e portiere, attenzione, che cosa è successo?
La palla finisce sul palo, spalla del portiere e calcio d'angolo. Abbiamo visto situazioni del genere finire in maniera totalmente diversa. Fortunato De Maria, che trova rifugio in calcio d'angolo in maniera molto fortuita. Tutto pronto, ecco il cross, questa volta interviene bene. Ancora una volta, doppio intervento di De Maria, si va a rifugiare ancora una volta in calcio d'angolo. Risponde bene il portiere del Real. Ancora un cross in mezzo, questa volta lunghissimo su Minini, secondo palo, ancora angolo. 3 in circa 2 minuti scarsi. Ancora Lazzaro. Pronto al cross. Arriva adesso, un po' basso. Attenzione fuori aria, numero 11. Sbaglia questo intervento che regala palla a 20, che può aprire. Devono ragionare. Il numero 4 chiude bene. Giovine ha chiuso bene. Bianchi prova a giocare questa palla, non riescono. Svirgolano un po' tutti e l'arbitro fischia un fallo ai danni del Real Miami. Ancora l'Alba Roma con De Santis, che va a cercare il lancio lungo in profondità per il numero 11. Non mettono a terra questa palla e regalano ancora il possesso. Lazzaro prova a mettere a terra in qualche modo. Buono il passaggio con il sinistro. Attenzione il numero 7, tenta il tiro da fuori! Come si dice in questi casi, una palla che fa la barba al palo, veramente pericolosa l'Alba Roma. In questo momento sta uscendo. Si riprende il gioco sulla fascia sinistra, il numero 3, che cerca la profondità con Lazzaro. Buono l'anticipo. Si scusa subito Lazzaro per un tocco duro. Ancora Alba Roma. Vede una spinta di Bellucci. Si riprenderà. Vediamo ancora il Real Miami che cerca di sfondare per vie centrali. Attenzione a queste situazioni. Si scaldano subito gli animi. L'arbitro dovrà gestire una partita che può essere complicata. Esce il numero 9. È uscito Scuteri. Guardiamo l'autore del tiro di prima, Tarquini. Ancora Alba Roma in possesso palla, si va per via centrale con il numero 18, grande il gioco vicino. Ora Palombi. Perde palla il numero 15. In questo caso Longhi andrà subito a battere lateralmente
il Real Miami. Si muovono i propri compagni. Prova in profondità, buono l'anticipo. Vediamo il numero 5 pronto a questa rimessa laterale. Vitullo, due palle in campo. Attenzione 20, non riesce. Ancora per Lazzaro questa palla sulla fascia laterale. Cambia tutto, bellissimo questo cambio di gioco. E ora il numero 7, pronto. Tarquini. Tarquini chiuso da tutte maglie bianco-celesti. Ora il 18, viene rubata palla. Attenzione a questa palla in mezzo. Interviene benissimo Palombi. Ora Mininni, prova in qualche modo. Ma trova la maglia sempre bianco-celeste. Giocano veloce, va a cambiare subito il lato. Ah, la deve mettere a terra, pensare al controllo. Se vogliono sviluppare la propria azione, piuttosto che questi tocchi di prima. Ecco il capitano che tenta il tiro, attenzione. Palla morbida, comoda. E senza problemi, attenzione Lazzaro, questa volta la fa sfilare, quasi passa, buono il controllo questa volta. Ecco il numero 15, ancora Lazzaro, buono il passaggio. Numero 17, attenzione questa palla in mezzo, uno contro uno con il portiere, vediamo se ci arriva. Buona l'uscita di De Maria, ancora risponde in maniera presente. Ora possesso Real, siamo giunti al 35esimo minuto del primo tempo, palla verso 20, grande la giocata, Mininni va a chiudere. Rimessa laterale per il Real, lato sinistro, dal nostro punto di vista, grande la giocata di 20, ancora una volta, attenzione, viene bloccato da Mininni. Però sicuramente l'esperienza del capitano dell'Alba Roma non cascherà in questi tranelli di provocazione. E così è. Vediamo se esce un cartellino giallo. A quanto pare l'arbitro ha optato per ammonire entrambi, sia Venti che Mininni. Bisogna stare attenti perché queste provocazioni non bisogna dargli spago. Tutti sul limite dell'area di rigore dell'Alba Roma, cross in mezzo. In mezzo, attenzione, Mininni salta altissimo. Attenzione, 20, tenta il tiro, la palla deviata! Fuori di pochissimo. Venti ha provato a trovare la porta con qualche deviazione, l'allontanata il giusto per andare in calcio d'angolo. Pronti alla battuta. Eccola qui, morbida in mezzo. Buono. Buono per Casanica. Senza troppi problemi. Thank you.
Rinvio lungo, altissimo. Ecco Lazzaro, va a cercare per vie centrali. Deve allargare, non riesce. Chiuso subito dalle maglie biancocelesti. E ora si rifugiano su De Maria. Lazzaro in pressing, attenzione. Attenzione a questi passaggi. Ricordiamo che spesso le partite che abbiamo visto si sono concluse tramite episodi, quindi bisogna stare attenti fino all'ultimo. Attenzione, tiro da fuori area, corpo indietro, purtroppo la palla si può solo che alzare. Giovine, cambio palla. Ecco il rinvio dal fondo. Spazza tutto, la palla rimane in zona pericolosa. Ancora un colpo di testa. Lazzaro la mette a terra. Trova il suo compagno, il numero 15. Vediamo se girano il fronte d'attacco. Il numero 7 va al tiro fuori. Peccato. Ancora una volta rimessa dal fondo con il giocatore, a quanto pare il portiere non riesce a rinviare dal fondo. Ecco il lancio laterale, Lazzaro in pressing, un rimpallo favorisce quasi l'attaccante del Real, ma il 6 recupera in maniera tranquilla De Santis, che va a lanciare subito i suoi compagni. 1-2, attenzione. Ancora su quel lato, va a chiudere bene ancora una volta il giovine. 40° minuto, aspettiamo il fischio dell'arbitro, vediamo l'entità magari del recupero. Attenzione grossa in mezzo, dove non c'è nessuno, il portiere non può far altro che lasciarla scorrere. Un minuto a quanto pare. Pronto al rinvio Casanica. Buono, va a spizzare questa palla nella terra di nessuno, purtroppo, e l'arbitro va a fischiare la fine del primo tempo. Ricordiamo il punteggio: Real Miami 0 e Alba Roma 0.
Tutto pronto per il secondo tempo di questa seconda giornata dell'UEFA Super League, che vedono impegnate le squadre del Real Miami contro Alba Roma. Si invertono i campi, quindi Alba Roma da sinistra verso destra, maglia fluo, giallo fluo, mentre da destra verso sinistra Real Miami con una maglia bianco-celeste. Tutto pronto, vengono chiamati i portieri. Abbiamo visto prima ottime azioni da parte di entrambe le squadre nella parte finale, negli ultimi 10 minuti del primo tempo, dove entrambe hanno rischiato di portarsi in vantaggio. Attenzione Lazzaro, tenta il cross in mezzo, vediamo se trova il suo compagno, il numero 11, ma la palla va fuori, scorre, Bellucci non ci arriva. Ricordiamo fortunatamente un cielo sereno, una temperatura abbastanza gradevole e il possesso Real. Buona la giocata di Lazzaro, vediamo se trova il suo compagno, numero 7, attenzione, non riesce a far passare questa palla, di pochissima, azione pericolosissima, buono l'anticipo. Ora Minni. Bravo, bravo Stefano. Ecco il passaggio in profondità verso il numero 11, però il difensore ha una corsa fulminea. Buono gioco di gambe che va a liberare. Ora per vie centrali. Giocano vicino, questa volta perdono palla, attenzione che si può sviluppare il gioco. Libera tutto e ora costretto a salire la difesa del Real, dell'Alba Roma, scusate, per cercare di recuperare questa palla. Ora il numero 18, Lazzaro in pressing, buona la chiusura del numero 3, Palombi. Lato destro del campo, rimessa laterale che trova il fallo. Abbiamo visto che il Real sui calci di punizione può essere pericoloso, vediamo se porterà i propri saltatori nell'area di rigore. In ogni caso c'è Casanica da superare. Tutti sulla linea, chiama il capitano. Si andrà sul secondo palo, ecco il cross. Possesso Real Miami. Va a liberare, la palla rimane in gioco. Non gli viene chiamato l'uomo e purtroppo il 17 va a perdere questa palla. Buono il recupero, sbagliato il passaggio di Venti che permette a Giovine di recuperare questo pallone e buttarlo in fallo laterale. Subito veloce il Real, un po' troppo probabilmente, ancora una volta Giovine si avvicina al Real passo dopo passo. Attenzione Sombrero tentato sull'11, viene fischiato il fallo. Attenzione, giallo per Mininni, il capitano. Per Mininni sarà 20 da una distanza abbastanza complicata per trovare la porta. Posizione difficile ma non impossibile. Vediamo cosa opterà Venti. Ecco il tiro in porta, morbidissimo, comodo. Dai,
non si devono innervosire i giocatori del Real Miami, devono tentare di non perdere la testa e giocare di squadra se vogliono impensierire Casanica. Ancora 20. La palla rimane in campo con una rovesciata. La mantiene ora Giovine, va a liberare. Sembra non voler scendere questa palla. E tutti si rifugiano verso Casanica, pronto a dare un po' di ordine. Ecco il rinvio lungo. La palla che filtra, attenzione a questi passaggi. Il numero 23 non riesce a mantenere la palla in campo. Shaoui, Salah. Tarquini va a scaricare verso il suo compagno. Buono l'anticipo. Ecco il passaggio in mezzo. Troppo debole, Mininni svirgola. Attenzione. Calo di concentrazione un pochino dopo soli 5 minuti dalla ripresa del primo tempo. Ancora dalla difesa, numero 6. Buono il pressing del Real. Attenzione, tenta il colpo di tacco, ma non riesce a passare. Numero 18 va a battere questa rimessa sul lato destro. De Santis lascia per Giovine. Eccolo ora il tentativo di cross. Attenzione a questi calcioni. Attenzione Lazzaro, il tiro fuori. Lazzaro, nonostante tutto, sta crescendo piano piano e si sta rendendo molto pericoloso. Buono l'anticipo. Attenzione numero 15. Possesso Alba Roma. Tutti nella metà campo del Real Miami. Sarà Palombi a battere. Verso il numero 18, attenzione l'anticipo, gamba un po' tesa, ma l'arbitro fa proseguire, la palla va a 20. Deve lanciarlo, vediamo se lo vede. Rimane un po' lì con la palla. Viene fischiato un calcio di punizione nonostante ci poteva essere una situazione di vantaggio. Sarà Real a battere. Purtroppo i numeri sulla maglietta del Real Miami non aiutano con questa luce. Ecco il cross in mezzo morbido, vediamo la rovesciata tentata. Provato a difendersi Casanica dall'intervento dell'attaccante del Real Miami, ma gli frana addosso. Viene fischiato probabilmente un fallo di carica. Bisogna redarguire questi interventi verso gli estremi difensori in maniera un po' più presente. Fallo laterale per il Real. Cerca di trovare il bandolo della matassa. Tensione in due sul 15 dell'Alba Roma, ma la palla involontariamente finisce in possesso Real.
palla a quanto pare non è uscita, con un gran colpo di tacco rimane in campo. Alterniamo momenti di estrema velocità, momenti di estrema lentezza. Ancora Lazzaro, buono a tenere questa palla, a vedere il suo compagno. La tiene un po' troppo il numero 18. Viene estratto un cartellino giallo, probabilmente per un contatto con il gomito. Rimane ancora a terra. Dovrebbe essere il 18 l'ammonito dell'Alba Roma. Si prenderà tutto con un calcio di punizione a favore del Real Miami, che si allunga. Vuole mettere i propri tentacoli nell'area di rigore avversaria. Ecco il lancio lungo. Buono lo stacco difensivo. Ancora un colpo di tacco. Va a liberare malamente Palombi. Brutto ma efficace. Di recuperare magari le posizioni, un po' di fiato. Siamo al 52esimo del secondo tempo, passati 12 minuti in questa UEFA Super League, che ricordiamo è un formato innovativo che mette insieme le squadre della Serie A d'Elite e quelle della Serie B Challenge. Attenzione, sempre più pericoloso l'attaccante del Real. Calcio d'angolo che verrà battuto da 20, dal nostro punto di vista lato destro. Attenzione, ora il cross in mezzo, Mininni ancora presente, lui, sempre lui a liberare queste palle, Lazzaro. E... ricordiamo inoltre che c'è un'altra diretta Facebook sulla pagina Campionato d'Elite, scusate, tra Sobat e Janus in diretta, che potrete seguire. Mininni in possesso, recupera Real con 20, prova a girarsi ma non ci riesce, circondato da maglie giallo fluo. Buono il sombrero del numero 6, se non erro, Giorgetti. Il campo dove stiamo trasmettendo è il Fonte Park, che vede il Real Miami contro l'Alba Roma, mentre nell'altra diretta c'è il Sobat contro lo Janus, diretta su Facebook, sulla pagina Campionato d'Elite. Ancora Real, prova a prolungare, vediamo se mantiene questa palla. Attenzione, il controllo non felicissimo, Palombi la butta in fallo laterale. Avvisiamo proprio in questo istante che il Sobat si porta in vantaggio 1-0. Mentre questa partita momentaneamente procede sullo 0-0, attenzione in area di rigore, la palla rimane lì, attenzione ai 20,
attenzione il tiro, la deviazione del portiere sul palo, fase concitate. Attenzione che l'Alba Roma ne può approfittare con questa palla. Viene chiamata in causa la VAR. Chissà se questa situazione può essere più chiara. Un minuto. Ci prepariamo ora a portare... questa tecnologia all'arbitro. Vediamo. Dammi la diretta di tutto, prendi il telefono. Aspetta. Adesso faremo vedere. Faremo vedere questa azione un po' dubbiosa. Ma tutto sommato, insomma. Credo che verrà variata la scelta, insomma, la decisione da parte della terna arbitrale che stava a un passo dall'azione. I nostri mezzi potentissimi, un cellulare. Vediamo se farà chiarezza sull'episodio. Intanto ricordiamo un buon intervento da parte del portiere dell'Alba Roma, Casaniga, che si rifugia sul palo e dopodiché scaturisce tutta l'azione che ci porta a sospendere momentaneamente la partita per controllare. Non trovo il canale. Come trovi il canale? Abbiamo trovato. Ora vedremo se verrà cambiata la decisione della terza. Tanto passa il tempo. Sì.
Sì, eh. Viene, non viene in questo caso chiamato il calcio di rigore. A quanto pare si riprenderà il gioco. Nulla di fatto, quindi sono passati circa 4-5 minuti. Buona la scelta dell'Alba Roma di restituire la palla ai propri avversari, nonostante loro avessero chiamato il VAR per una situazione dubbia, però l'arbitro non ha avuto esitazioni a confermare la sua decisione. Ed eccoci qua, con la ripresa del gioco, Lazzaro in pressing, buono. Giovine per Mininni, che va a liberare. Una costante questa giocata da parte di Mininni. E ancora un fallo. E questa volta sarà l'Alba Roma a battere il calcio di punizione in posizione abbastanza interessante per un cross in mezzo, uno schema. Ecco ora il cross in mezzo, la palla sfiora. Pronto come un avvoltoio Mininni, ma difende benissimo De Maria. Buono il passaggio verso Lazzaro, attenzione a questa azione. Recupera benissimo il difensore con una gran corsa. Lazzaro prova a mantenere questa palla, non ha compagni. Ancora Alba Roma, prova a girarsi. Tutte maglie chiare. Mininni di potenza. Lancio in profondità. Verso Giovine, palla non felice. Questo si butta sempre. Ancora una volta presente su questi falli procurati, il giocatore del Real Miami che di esperienza un po' lo prendono, un po' si butta e riesce a rimediare un calcio di punizione. Attenzione ora il cross in mezzo, morbido, prova a girarsi, viene chiamato al fuorigioco. Vediamo quanto andrà poi a recuperare l'arbitro in questo secondo tempo. Venticinquesimo del secondo tempo.
finalmente la palla viene messa a terra, ora provano a giocare. Lancio laterale verso il numero 9 che prova a mantenere la palla. Ancora con una gran giocata, la deve passare però, se no non può arrivare in porta da solo. Grande, grande l'intervento del numero 3, Palombi, che va a recuperare una gran palla. Ora un tiro cross. Attenzione, ha provato a lanciare 20, non c'è riuscito grazie alla chiusura di Mininni. Ora lato sinistro verso il 13. Il 13. Il velo dell'arbitro. Si va a scusare questa volta 20. Non si riesce a capire chi ce l'abbia con chi. Ora sarà l'Alba Roma, tutti schiacciati al limite dell'area di rigore. Viene estratto un cartellino giallo per entrambi. Se non erro, 13 dell'Alba Roma. E non si riesce a vedere il numero sulle maglie del Real. Ancora proteste e si ferma ancora il gioco, si perde solo tempo. Buona l'uscita di De Maria, il tiro che entra in orbita questa volta da parte di Lazzaro. Stava entrando in partita con delle buone giocate. Ben capito la sostituzione, chi entra chi esce. Ecco ora il rinvio dal fondo, buono. Batterà De Santis. Ora De Santis, il cross in mezzo, molto morbido, per poco. Partito un po' in anticipo. Ora gioca vicino il Real Miami, si devono girare. Attenzione in velocità, grande la galoppata. Mininni a coprire in mezzo, si chiudono le maglie, attenzione il... Il gol di 20, 1-0! Incredibile azione! Era riuscito a metterci una pezza il difensore, ma la palla rimane lì e 20 ha neanche un metro, la butta dentro. L'avevamo detto, basta un episodio. Passati circa 30 minuti nel secondo tempo, la seconda giornata di UEFA Super League. Lazzaro in possesso,
Andiamo, il passaggio in profondità viene chiuso bene. Ora il Real sembra avere ritrovato la forza, la grinta. Attenzione. Attenzione. Non si possono permettere queste giocate. La palla ancora rimane lì. Lazzaro! Il tiro lo prende in pieno. Che occasione, che occasione sprecata da parte dell'Alba Roma, che poteva pareggiare i conti. Rimane un giocatore a terra e la palla viene messa fuori. Attenzione, vediamo il 6 che dà conforto al proprio portiere, che ha messo a rischio il risultato. Il difensore inquadrato si è immolato per difendere la propria porta sul tiro di Lazzaro. Che sembra non trovare la quadra di questa partita. Ha sbagliato tanto Lazzaro. E aveva l'occasione ghiottissima di pareggiare. Preso in pieno petto. Palla contesa. Gioca subito il Real e pesca l'attaccante, però sono in pochi a dare sostegno. Ora rimessa laterale, gli animi si scaldano. Rimessa laterale battuta. Minini che libera. Non benissimo. E ora l'Alba Roma a salire. Vediamo se gioca sul lato destro, così fa. Lazzaro in pressing. Trova il suo compagno. Attenzione, che dribbling! Se li è bevuti tutti. E con l'esperienza fa respirare la propria squadra, prendendosi un ottimo calcio di punizione. Il tempo che scorre. Ecco l'apertura sul lato sinistro verso Venti, che la mette a terra in qualche modo. Non ci riesce Giovine. Cioè, fuori gioco però chiamato. Minini che va alla battuta, il capitano. Eccolo ora. Buono. Giovine, rimessa laterale. Cercare il 18. Attenzione sul lato sinistro, ora possesso palla Venti, fa uno scavetto. Attenzione Mininni, in vantaggio, riesce a recuperare questa palla. Sta prendendo calci su calci. Un grande autocontrollo. Settantaseiesimo al momento del secondo tempo. Vediamo quanto darà di recupero l'arbitro per l'interruzione causa VAR e qualche piccolo infortunio qui e lì. Ricostruzione dal basso, questa volta sviluppano con una difesa a 3 l'Alba Roma. Attenzione numero 9,
Molto pericoloso, tenta il tiro al volo, svirgola. Provano a giocarla vicino, ci ripensano, andranno per un rinvio lungo. Eccolo, ora va a prolungare, il numero 23 interviene. Adesso Alba Roma, con un ottimo scambio, ben chiuso. Ottimo questo giocatore che riesce a dare possesso e gran pallone a destra e sinistra. Gioca l'Alba Roma, che va a schiacciare il Real. Solo 20 in attacco contro Mininni. Davide contro Golia. Ora il numero 7, attenzione a questi passaggi. Va in profondità Mininni. E arriva l'Alba Roma. Ancora il numero 18, verso Mininni. Contro 20. Girano sul lato sinistro. Ancora Alba Roma. Bello il tocco di prima, mandare in profondità il proprio attaccante, però troppo lunga questa volta la palla, imprecisa. Rimio lungo. Non ci sono, attenzione all'Alba Roma, attenzione all'Alba Roma con Lazzaro, si può far riscattare, la palla va a finire fuori, ancora. Ce la sta mettendo tutta Lazzaro a portare in pareggio la propria squadra, peccato prima per un'occasione praticamente a porta vuota, dove va a trovare l'unico difensore che era rimasto, prendendolo in pieno petto. Un po' di svirgolate, buono lo stop del numero 6, esce bene, viene trattenuto. Da parte del numero 8 del Real Miami, Pompei. Ora De Santis andrà a battere questo calcio di punizione, tutti in area di rigore. Eccola qui, non si sa, veramente. La stanchezza a quanto pare la sta facendo da padrona sulle scelte di gioco. Ancora una volta rimessa dal fondo, andrà lungo. Buona ancora. Mininni ora in qualità di centrocampista aggiunto. Lazzaro prova ad intervenire. Si ferma ancora il gioco, ricordiamo sull'altra diretta tra Sobat e Janus, in vantaggio il Sobat. Avevamo lasciato il Sobat 1-0 e mi giunge voce che raddoppia. Ancora a terra. Momenti veramente nervosi. Cartellino giallo, non c'è, sta con la tuta, non sappiamo chi è.
non so trovare aggettivi per queste scene. E ricordiamo la formula intanto che ricalca quella del girone all'italiana, questa dell'UEFA Super League, su incontri di andata e ritorno tra pari grado con l'aggiunta di sfide incrociate in gara unica tra le protagoniste dei due diversi campionati, da disputarsi sempre sul campo della squadra di categoria inferiore. Le sfide incrociate assegnano punti nelle classifiche dei rispettivi campionati. Il punteggio di questa partita: Real Miami 1, Alba Roma 0. Attenzione a queste ultime fasi. Fasi veramente molto confuse, ormai tutti in mezzo. Ci sono solo maglie gialle momentaneamente. Il numero 7 la mette in mezzo, non c'è nessuno. Devono tornare, attenzione. Attenzione, adesso perderà un po' di tempo il portiere De Maria. E va al rinvio lungo. Che trova proprio attaccante, che prova a girarsi ma non riesce di punta a servire il proprio compagno. Sarà il 23 a battere. Minini la lascia sfilare in qualche modo. Attenzione, numero 9 prova in profondità, una giocata un po' troppo ambiziosa. Difesa 3 al momento, sembra un 3-3 4. Numero 10 ha accusato un pestone. Si va per il lancio lungo. Spizza Mininni, attenzione. C'è un cambio per il Real Miami, esce la boa, fondamentale per questa sera che ha allungato parecchio la squadra. Esce il 10 ed entra il 4, quindi entra Capone ed esce Cicala. Lancio lungo. Mininni con il corpo. Prosegue. Palla ancora al Baroma con numero 8. Si scherza questa volta. Lazzaro pronto a battere questo calcio di punizione, probabilmente sarà l'ultimo. Vediamo tutti i saltatori in area di rigore. Tutto il Real nella propria area di rigore, vediamo come risponderà Casanica. Esce benissimo e la fa sua. Ora rinvio lungo verso 20. Non riesce ad intercettare De Santis. Decide di battere veloce nonostante la partita praticamente sta agli sgoccioli. Palla verso 20. Riesce a salvare dal calcio d'angolo. Ancora il Real dentro l'area di rigore. 20 che può essere molto pericoloso. Vediamo se farà il dribbling e andrà al cross. Intelligentemente prova a tenere palla ma la perde. Ora sarà Lazzaro ad impostare. Ecco in mezzo al campo Mininni che prova a prolungare per il numero 9. Attenzione a questa azione, l'abbiamo detto, bastano gli episodi. Numero 9, attenzione, e c'è il gol del pareggio, 1-1, incredibile al 90esimo.
Rigori. Incredibile giocata, Mininni si sposta a centrocampo e fa un grande passaggio per il suo compagno. Incredibile ragazzi, abbiamo detto, bastano gli episodi in queste categorie, bisogna mai mollare. In questo caso è Scuderi che ha portato la palla avanti sfruttando una dormita generale del Real, che credeva di avere il gatto già nel sacco, ma non è stato così. Alto Gio, alto Gio! Mininni ora la fa girare, tutto da rifare, mancava veramente poco ragazzi, e ci hanno creduto fino all'ultimo. Attenzione, probabilmente uscirà il cartellino giallo per il numero 15 del Real Miami. E ora ancora una volta tutti in mezzo, vediamo se l'Alba Roma, oltre danno, riesce a fare la beffa. Ottantottesimo del secondo tempo, ecco ora il cross in mezzo, morbido, a cercare Mininni che non salta. Ancora una volta. Deve battere veloce il Real se vuole provare a chiudere questa partita. Ecco ora il lancio lungo. Buona verso il numero 9, attenzione a questa palla. Ci arriva il De Santis che prolunga per Lazzaro. Buono l'intervento in scivolata. Momenti velocissimi, attenzione a De Santis. Ora e mezzo, attenzione a De Santis, il gol! 2-1! Dovrebbe essere De Santis, non De Santis, mi conferma il pubblico che possiamo attribuire il gol. A De Santis, praticamente a tempo scaduto, e ricordiamo il punteggio: Alba Roma 2, Real Miami 1. Prova il tiro da centrocampo e una partita che finisce in maniera strana. Si rifugiano in fallo laterale l'Alba Roma, ora non bisogna davvero perdere la testa, l'arbitro fischia, attenzione, risultato finale, Alba Roma 2, Real Miami 1. Simone, venite sotto la curva. A fare l'intervista dopo? La fa l'intervista? Porta sotto la curva, Minna, porta sotto la curva!